Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, partiamo immediatamente con quello che ho fatto ieri. Allora, ieri c'è stato sto benedetto evento dorato che ha fatto arrabbiare un sacco di persone, compreso me, perché effettivamente non ne valeva troppo la pena ed è organizzato un tantinello male. Infatti, dopo vediamo che cosa è successo. Allora, questa era una delle carte che mi aveva chiesto appunto nella magia d'oro di ieri sera. Ovviamente ormai dovrebbe essere scaduto perché 11 ore penso siano passate, perché sono le 10 e mezza del mattino. E ovviamente io ho fatto la richiesta sul gruppo, ma nessuno mi darà mai bottino grosso così in questa maniera. Ovviamente, quindi non c'era neanche un codice per richiederlo direttamente. Bisognava per forza andare sopra al gruppo di Facebook, fare lo screen dell'immagine e dire io posso avere questa carta se ce l'avete. Ma non è una maniera molto comoda. Io avrei fatto magari in game che mi mette una persona con cui posso scambiare e se voglio scambio, se voglio no. In questa maniera abbiamo avuto un problema che dopo vedete. Ma andiamo avanti. Questa era la carta imbroglione, che era la carta 1 stelle dorata che io già avevo. E se vi dico che forse me ne sono arrivate 30 e ne ho scambiate 5, ne ho regalate 5 nella sezione community del canale Febbug, perché ovviamente l'hanno fatto ieri sera sto benedetto evento e io ieri sera non potevo portarlo. Quindi che cosa è successo? Alla fine mi sono trovato costretto a fare il post sulla community e a chiedere a chi poteva servire sto benedetto imbroglione, perché ne avevo una quantità infinita. Ok, proseguiamo. Questa era appunto l'immagine dell'evento di ieri, magia d'oro che durava diverse ore e avevo la possibilità di chiedere la carta mancante e di inviare appunto la carta che avevo, che me ne sono state inviate miliardi. Ok, ma proseguiamo. Allora, questo è un esempio delle carte che mi hanno mandato. Guardate là sotto quante me ne avete mandate, regà. E siete solo una parte. Questa è solo una parte di quelli che me l'hanno mandato ieri. Dopo vediamo quante stiamo. Perché devo ancora loggare. Guardate, questa appunto è stata proprio all'inizio quando me l'hanno data una nuova. Quindi erano la carta che mi mancava, mi avete riempito. E il bello, ho finito pure una collezione di quelle basse da 175 dadi. Però intanto l'abbiamo finita. E questa invece è la lista dell'evento che c'è attualmente, che io ho iniziato ieri sera. Infatti adesso io sto veramente alto e non mi ricordo neanche dove sto. Se non erro, dovrei essere allo stage 26. Se non erro, no, in realtà no, dovrei essere più alto. Ok, no, sono allo stage 28 con i 1600 dadi da prendere. Quindi stiamo altissimi. Ok, direi che andiamo direttamente in gioco. Questa è la lista completa con i punti, gli stage necessari. L'evento è molto facile perché è quello lì che se andate su stazione prendete sia i punti che giustamente i punti della stazione, quindi del torneo. Quindi è uno dei momenti più tranquilli da giocare a un bel per 50 e fisso per riuscire a prendere dei punticini. Allora, direi di andare direttamente in gioco. Bando alle ciance. Ho fatto un recupero da pazzi proprio per questo fatto che è torneo mischiato alla cosina. Infatti sono alto anche in torneo. Sono sesto, quindi non sto per niente male. Primo non ci posso diventare perché il primo è gigantesco. Ripeto, devo dire una cosa. Questo torneo non aveva il 5 minuti di per mille. Posso dire che è una soddisfazione poter giocare finalmente stabili? Guardate che roba. Il primo, Raiza, è l'unico che ha utilizzato il per 1000, perché probabilmente ce l'aveva dall'evento precedente oppure ha sfruttato i 10 minuti di per 1000 di ieri sera. Però gli altri hanno giocato normalmente come me. Quindi ieri sera stavamo tutti sui 12.000. Angelo adesso ha giocato, è arrivato a 20.000, quindi è discreta la cosa, è fattibile. Invece lui è passato ieri sera direttamente a 35.000. Quindi è l'unico che è riuscito a trovare il modo di fare qualche fuffa. Perché non c'era il per 1000 a 5 minuti nel torneo. Quindi wow, almeno che non arrivi dopo. No, non c'è perché stiamo a due stage. Non c'era. Finalmente si può giocare stabili. Oh sì, mi hanno ascoltato. Allora, siamo a 49.900, però tra un po' prendiamo i dadi. Quindi io mi farei una bella giocata per 50 pulita fissa. E vediamo dove arriviamo. Ok, a prescindere se c'è drop, non è un problema. Almeno facciamo pure qualche soldo. Comunque, stanno cambiando anche le classifiche mondiali. Adesso il primo è Christopher, non è più Stephen.
Non vorrei dire niente, salutiamo Christopher. E in Italia Cecilia si è sposta da là. Cecilia è sempre la prima italiana, va bene. Io non riesco a salire perché ovviamente i punticini che riesco a fare non bastano. E vai, si parte con il nostro per 50. Non ho fatto neanche la cassa community, la apriamo dopo, dai. L'apriamo verso la fine così accumuliamo qualche punticino, casomai. Allora, i miei per 50 già stanno andando a schifo. Complimenti, Mordug. Benissimo, guarda. Te lo meriti, Mordug, te lo meriti. Questo schifo te lo meriti. Non è vero, però va bene. Oh, 150 dadi buoni e 100 punti che vanno là sopra. I 1600 dadi li prendiamo tra pochissimo, ragazzi. C'ho il mouse un po' rallentato. Allora, vediamo un po' che succede. Ok, riprendiamo i dadini. Vediamo un po'. Ok. Soldini. Ragazzi, come stanno andando le vostre giocate su Monopoly? Come avete visto, ieri ho fatto una puntata veramente tristissima, ma proprio triste tanto. Ok, riprendiamo i 202 dadi. Può succedere comunque in questo gioco, perché in realtà questo gioco è fatto anche di pause e momenti da aspettare, come per i tornei. Molti mi hanno detto appunto questa cosa del torneo. Qualcuno dice che è stato già fissata la cosa e quindi non dovrebbe essere più così. Però ci credo ancora poco. Ripeto, ognuno fa le sue prove, ognuno gli succede quel che gli succede. Quindi tutti si fanno un'idea. Fino a che non ci sarà un bel numero di persone che dice quello è diventato così. Assolutamente. Intanto qua c'è un bel Fabrizio totalmente distrutto. Oh che bello, mi sa che non è un nostro Fabrizio però. È un Fabrizio random del mondo degli italiani Fabrizi. Ok, 250. Mi sa che lo prendiamo abbastanza velocemente. Allora, il problema è, ok, sesta posizione, il quinto e quarto lo recuperiamo subito, già loro due mi serve un pochino di impegno in più, eh. Però siamo, ripeto, agli ultimi due premi, quindi stiamo anche molto bene, c'è anche questo parcheggio fantastico per i dadi. E abbiamo, ripeto, contabilità creativa, 1600 dadi a gratis. 1600 dadi gratis che ci entrano nelle tasche, con un bonus anche abbastanza comodo, ripeto. Oggi è una buona giornata. Se girano i dadi è una buona giornata. Se mi deve prendere in giro il gioco come fa di solito, no. Ok, no, siamo andati su una bella station con una bella rapina per 50. Quindi non mi posso effettivamente lamentare. Ok, vediamo un po' se ci capitano tre anelli. Mamma mia, tanta roba. Per 50, quindi bonus per il torneo e bonus per l'evento. L'evento manca pochissimo ai 1600 e di là stiamo per andare al prossimo premio. Allora, diciamo questo è uno degli eventi pure più veloci, perché come vedete contabilità dura solo un giorno e 6 ore ancora. Quindi è più corto, non è a 3 giorni maledetti. Magari è a 2 giorni. 3 giorni sono troppi per un evento, io lo dico sempre. Ovviamente per i livelli più bassi i 3 giorni fanno più comodo, perché danno più tempo per prendere la robina. Invece per noi alti, quando lo completiamo velocemente il torneo o l'evento, ci ritroviamo poi bloccati, ok? Senza il per 1000 devo dire che stiamo andando molto meglio, molto più tranquilli, molto più contenti. E quindi ce la possiamo giocare anche un po' più rilassata, ovviamente. Allora, vediamo un po'. Niente probabilità, al massimo aumentavamo un po' la community. Oh, 400 dadi da parcheggio gratis, quindi siamo a 51.147. Giocata tranquillissima oggi. Va benissimo, molto relax. Anche se faccio quel droppino tattico e arriviamo di nuovo a 49.000, vuol dire che abbiamo giocato a paro, e giocare a paro è un'ottima cosa. Siamo quinti. Quinti, ragazzi, perché non c'è il per 1000. Sì, maledetto per 1000, odiato. Odiato a vita, veramente. Lo odierò a vita, vita naturale durante. Ok, niente armor. Volevo sperare di passare su quell'armor, devo ammetterlo. Comunque, tiri tristi li tiriamo uguale, eh. Abbiamo fatto un 2 lì, eh. Non vorrei di un 2. Le magie per fare un 2 ci vuole. Vabbè, va. Allora, il prossimo bonus di contabilità è buono perché sono dollari, però più che altro è per andare avanti e cercare di arrivare agli ultimi. Ok, sto giocando molto velocemente, sto calando molto velocemente di dadi. Ovviamente, come sapete, giocare tutta per 50 ha anche questo grosso rischio. Ok, recuperiamo intanto qualche dado sperando di andarlo a riprendere in seguito. Se facessi dei tiri un po' più decenti... Abbiamo iniziato tanto bene e mo stiamo andando a schifo, ve ne siete accorti? Ve ne siete accorti? Guarda qua, 4, cos'è 4? Manco lo conosco 4 nei dadi. Ok, una bella stazione almeno, una bella distruzione almeno.
Oddio, quello di prima come si chiama? Federico, vediamo se ce l'abbiamo tra gli amici. Allora, ieri ho attaccato una persona che si chiama Claudia diverse volte di pomeriggio perché era senza difese. Vediamo un po' Federico se ce l'abbiamo, quel Federico lì. Non ce l'abbiamo, non mi sembra di vederlo. Quindi no. Proviamo a vedere Claudia se è stata riacchiappata. Non c'ho più Claudie. Le sono scappate tutte le Claudie? No! Non ci credo. Mi sono scappate tutte le Claudie. Vabbè, andiamo per le vendette, va. Allora, 10 ore fa mi ha attaccato Luca. Vediamo un po' Luca se l'hanno attaccato in questo tempo. Niente, nessuno attacca Luca. Gabri, vediamo un po' questo Gabri. Niente, bello sano. Oh, ma tutti sani siete, possibile. Francesco. Ok, nulla. Chiara, 9 ore fa mi ha attaccato. Ciao Chiara. Oh, ma tutti sani, ma è possibile che non avete amici che vi attaccano? Cioè, solo io ho amici che attaccano? Siete seri? Anita, vediamo un po' Anita. Niente, tutti sani. Quelli che mi hanno attaccato sono tutti sani. Roberto, vediamo un po'. Roberto è stato attaccato ma non c'è nessuna struttura. Mannaggia, Impa. Impa, vediamo un po' Impa. Niente, tutti sani. Antimo. Antimo, Antimo, niente. Non ci credo, raga, mi è stato a prendere in giro. Alessio, l'ultimo. E vabbè, proviamo col casuale e poi vado sugli amici se il casuale non è bello rotto. Il casuale ce n'ha due rotte, secondo me c'ha l'arma, vediamo un po'. No! Va bene, 34 milioni ceni. Per 50. Ok, altri 250 punti in contabilità creativa e stiamo arrivando al mezzo premio. E questo è il mezzo premio sui dollari. E i 1200 sono all'ultimo, ok? E piano piano saliamo di punticini. Vai così, si prosegue. Olè. 516. Un'altra stazione. Non mi posso lamentare, peccato che è un'altra distruzione. Devo prendere qualcuno di voi? Questo sarebbe carino da attaccare. Però mi sa che c'ha l'armor. Perché quando sono due c'hanno l'armor. Mi sono fatto trascinare. Mi sono fatto trascinare. Sono un pirla. Va bene. 250. Allora, contabilità creativa sale sempre dello stesso punteggio. Quindi, quello è buono. Il torneo sale meno. Ok, altri punticini. Wow, tra un po' prendiamo quei bellissimi dollari. Bellissimi è una parola grossa. Però, meglio di niente, se può dire. Vabbè, un po' sfortunello con i tiri, come sempre. Guarda che evito le cose importanti. I dollari ormai, ripeto, a me sono inutili perché le costruzioni, se le faccio, non arrivo mai a fare completamento perché costano veramente estremamente troppo. Altra distruzione, vediamo un po'. Allora, il tizio sta sanissimo. Oh, devo beccare qualcuno di voi. Non è possibile. Non ci credo. Non può essere che siete sani. Dai, Alessandro, dai. Attacchi sempre tutti. Ti pare che adesso che state a scuola o al lavoro siete sani? Niente, sono sani. E io sono l'unico che ha 10.000 amicizie che mi attaccano solo perché faccio il video? Possibile? Ma io non ci credo. Chiama cattiveria da queste parti, almeno dalle mie. Allora, Davis su Carlo, ieri mi ha attaccato 20 miliardi di volte. Davis, vediamo se ti acchiappo. Niente, Davis ha lasciato tutto pulito. Guarda come gioca bene Davis. Non deve essere alto di livello però, perché se gioca in quella maniera pulito vuol dire che se lo può permettere di rimanere pulito. Ricordatevi questa, è una cosa importante. Allora, Celeste è sana. Vabbè, tutti sani. Francesco, mi sa che Francesco l'abbiamo visto prima. Là, tra le vendette. È lui? Non lo so. Non ne sono sicuro. Allora, vediamo un po'. Marzi, dimmi che tu sei stato acchiappato da qualcuno. Niente, qua non mi volete permettere di fare cose. Assolutamente. Allora, Righi. Vediamo un po'. Danilo. Dopo Righi. Sperando di trovare qualcuno da attaccare che c'è qualcosa di rotto. Niente. Dai, regà, ma è possibile che siete tutti così sani? Lulu è quello che mi ha attaccato e me l'ha detto che mi attacca tante volte perché mi segue. Guarda, mo becco Lulu. Mo becco Lulu pesante. Vai, Lulu. Lulu. Tanto Lulu ci avrà tutti gli armor carichi. Prova a palla, a pallettoni. Io lo so. Vabbè, 250 punti su contabilità creativa. Niente mele. Ci prendiamo qualche dollarino in più. Arriviamo a 535 milioni a miliardi, che non sono eccezionali ormai al mio livello. Per ovvie motivazioni, non per colpa de... proprio per colpa del gioco come l'hanno impostato, raga. Non è colpa di cose strane. Vai così. Un doppio 3, va bene. Qualche dado risparmiato.
Siamo a 49.947, quindi un minimo di drop ovviamente lo faremo uguale. Vai così. Sono quarto comunque. Discreto, oserei dire. Se facciamo dei tiri buoni magari è meglio. Ecco, non, questo non è un tiro buono, questo è un tiro a vuoto, questo è un altro tiro a vuoto. Va su dadi, però è tiro a vuoto. Dai, non mi puoi fare due da lì, fammi tre almeno, no? 5-1-6, vai, dadini presi. Quindi diciamo che siamo sempre lì, 49.009, ok. 5-6, penso che vado sull'armor. Era molto scontato da quella posizione, armor di nuovo. Però armor dadi, perché è tasse. È tance. Vediamo un po' se pigliamo la station, assolutamente no. Ok, assolutamente niente, dadi. Se li pigliamo ovviamente, è sempre quella la cosa. Guarda, mo ci ripasso, no, di uno. Peccato. Altra società, sto accumulando dadi ma non sto facendo quello che devo fare. Previsto stazione, buono. Perché anche l'imprevisto dà punti a contabilità. Quindi fa imprevisto più punti di stazione rapina. E è rapina, ovviamente. Quindi dà anche dei buoni punti al torneo. Con tre anelli. Non posso dire niente di male, sinceramente. Sta andando a 350 punti gnam e 400 punti torneo. Mi mandano al mezzo premio. Buono. Ok. Allora, come vedete, io ho... che bug visivo. 824 miliardi. Io ci faccio nulla. Quindi aspetto un pochino e costruisco poi. Casomai dopo, quando prendiamo la cassa community. Armor 3. Va bene, diciamo che non sono arrabbiato assolutamente. Anzi, doppia station. E andiamo a beccare Lulu. Andiamo a beccare Lulu, vai. Vediamo un po' se Lulu... Anzi, prima andiamo sempre dal vendetta random. Poi andiamo da Lulu. Nel caso, vabbè, dai, Sergio. Sergio non c'ha le difese. No, c'ha le difese. Porca zozza. E niente, Lulu, te sei salvata uguale, perché... Allora, 250 punti. Arriviamo tra un po' al prossimo premio di contabilità creativa. Niente mele. Siamo ancora sopra le 49.000, quindi non mi posso lamentare per ora. Per ora. Io sono uno che si lamenta facile, se è capito ormai, penso. Lo sapete un po' tutti. Altra Prison, dai, un raddoppione 6. Raddoppione 6, facci la magia, niente. Raddoppione tristezza, non raddoppione 6. 4, 5, 6, improvviso. Oh, beh, 200 dadi e ovviamente i punticini di contabilità creativa. Mi piace tanta roba. Tanto mi arrivano un mess sul cellulare. Non so se l'avete sentito, se l'avete sentito mi scuso in anticipo. Ok, i soldini non ci fanno schifo ma neanche ci piacciono troppo. Va bene, soldini non ci fanno schifo ma neanche ci piacciono troppo. Bis. 4-1-5, evito la prigione. Stazione, stazione buona. Buona, buona, distruzione. Dai, dammi qualcuno bello distrutto. Vabbè, basta, attacco a Fine Pearl. Ok, non c'aveva armor, grazie. Finalmente, ogni tanto capita un po' di fortuna pure a me. Olè, 250 punti, contabilità creativa sale. Lì c'è una bustina. Ok, ieri ho preso un sacco di bustine, quindi dopo vi faccio vedere la collezione così vedete cosa mi potete chiedere, ovviamente. E si prosegue. Con la mia giocata per 50 è venuta molto bene. Non mi posso assolutamente lamentare, anche perché mi sto avvicinando a 1400 dadini anche del torneo. Ok, quindi è abbastanza comoda come cosa. Oh, finalmente dei tiri importanti fatti bene che arrivano nel punto che mi serve a me. Allora, Ettore sta messo bene e non è un Ettore dei miei. Il random sta messo bene e Lulu, te tocca a te. Ma tanto Lulu ce l'ha tutti pieni, io lo so, sono l'unico che viene massacrato dalla gente, lo so. Uffa, mi ha colpito 5 volte, però non tante, dai. Se io la colpisco 5 volte e c'è 5 scudi, però sono solo 5 scudi andati. Vai Lulu. Bam. Oh, c'avevi uno scudo solo. Lulu, mi dispiace, ma qua mi sa che te devo mirare. Se mi capitano altre distruzioni nella puntata, la prendiamo, ve lo dico. Ok, vediamo un po'. Non te la prende Lulu, è sempre un gioco. Ma neanche io me la prendo, scherzo quando dico mi avete distrutto, è sempre per giocare. Perché il gioco è fatto così. Quando un gioco ci sta una cosa PvP o distruzione, non si può lamentare che ti attaccano. Sennò che gioco PvP è?
un minimo ce l'hanno dato di, come si dice, di collaborazione e attacco agli altri. Quindi è buono questa cosa, perché un minimo di social c'è dietro, perché sennò sarebbe un gioco single player. Olè, 400 dati portati a casa, quindi siamo sempre sopra i 49.000. Ci stiamo mantenendo con le unghie sopra i 49.000. Intanto riprendiamo i dati dalle varie società che acchiappiamo per sbaglio. Potrei acchiappare pure qualche stazione, grazie. Ok, Armor con i dati aumentati. Va benissimo, siamo contentissimi di questa cosa. Ovviamente liscio tutto quello che servirebbe. 516, ripiglio i dati. Cioè, facciamo tutto così. Ok, siamo sempre a 49.240. Altra station, perfetto, perfezione. E andiamo da Lulu. Lulu, arrivo. Vai così. Ok. Sempre se me lo scrive, perfetto. Non voleva scrivermi Lulu. Vedi, anche il gioco mi va contro perché non vuole che ti attacco, Lulu. Però, ti tocca. Vai così. Allora. Niente mele. Altri 34 miliardini per noi, che si aggiungono e arrivano a quel bellissimo 1 biliardo, non mi ricordo come si dice. Ok, prendiamo altri punti per il nostro tourney. E questa cosa. E ci stiamo avvicinando anche alla bustina a 4 stelle, che visto che ho riniziato tutta la collezione, avendola completata almeno una volta. Ecco, 5,5 da là. Se c'era il bonus, sì, ma così no. Siamo a 48.997. Io continuo la giocata. Non è un problema perché i dati ce li abbiamo. La giocata è buona. E secondo me possiamo fare molto bene. Ancora. Ancora ci abbiamo delle buone possibilità. Armor. Vai così. Adoro quando prendo gli armor nei tiri che sono andati a sbuffo. Questo no, però. Cioè, avrei preferito Posso fare 4 su transito? Dai. Niente. Mi sta cominciando a lisciare, eh. Sta capendo, il gioco sta capendo che la partita mi stava andando bene. Però mi ha fatto un 2 stazione. Quindi non mi devo lamentare troppo. Un 2 stazione è buono. Peccato che ho beccato Trilli, che è un po' bassina di soldini. E quindi me l'ha dato un po' bassina di soldini anche come reward. Però i punti sono gli stessi. Quindi adesso dovrei prendere un bel 2,50 sopra. Che ci avvicina a quel premio. Ci stiamo avvicinando ai dati. Quindi non mi posso assolutamente lamentare. Ok, 516 stazione, mamma mia. Din 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 din. E ovviamente andiamo da Lulu. Lulu oggi mi ucciderà, guarda, eh. Ok. Per fortuna non è da ste parti, se no mi veniva a menare direttamente sotto casa. A parte gli scherzi, dai. Ok, ci stiamo, un bel per cinquantino. Tutto su una struttura. Quella struttura diventerà tipo atterrata, piana. 1254 più quasi i dadini. Devo dire, giocata molto a paro e ci piace. Le giocate a paro sono a guadagno sopra Monopoly Go. È così, la giocata a paro è a guadagno. Funziona in questa maniera. Perché se tu vai sotto, ovviamente i dadi li vai a perdere e poi per recuperarli devi fare una fatica che è tripla. O devi trovare le maniere adeguate per poterla recuperare. Quindi l'abbinamento dell'evento, l'abbinamento col torneo. Oppure te fai tutta per uno e poi cerchi di prendere i raddoppi sulla prigione sperando che è un raddoppio. Così riprendi i dati e quindi piano piano vai a guadagno. Dopo ore e ore di gameplay. Ovviamente le posso fare solo off camera, perché farle in gioco vorrebbe dire giocare 3-4 ore in video. Ma anche in live sarebbe un massacro, perché poi ti distrai, sbagli a contate. Meglio di no. Questo è un gioco che va giocato con capoccia. Lulu, se lo vuoi giocare con capoccia, se no lo giochi scialle e quando vedi che non ci sta l'evento buono, lo salti perché non ti frega niente della classifica, capito? Io vorrei arrivarci dai primi 100 in classifica, ma ormai costruire il tabellone è diventata un'impresa. Almeno che non fuffi. Perché costano troppo poi. Secondo me devono fare un bilanciamento sul tabellone. Secondo me. Allora, bustinina. Carta nuova. 3 carte nuove. 4 carte nuove. Comunque, raga, non dico tanto, ma la collezione si sta rimpompando parecchio, eh. Poi dopo l'andiamo a vedere, come si è impolpata. Perché 200? Perché mi ha dato solo 200 punti? Oh. Ah no, è giusto. Ovviamente è giusto. Sto giocando a 50, sto giocando a metà.
Siamo quarti con 14.000. Ci stiamo avvicinando piano piano ad Angelo e a Muzaffar. Ok. Vai, proseguiamo a dritto. Imprevisti stazione, doppi punti. Doppi punti. Oddio, non ho visto che roba era, però ho letto tipo un 4.000, c'ho paura. C'ho paura tanto. Questa stella forse poteva essere presa, però almeno abbiamo la sicurezza che Lulu non c'ha armor. È così, è così. Ok. Vai così, stessa struttura. L'abbassiamo, una alla volta. Così non siamo neanche troppo cattivi. Ok. 350 punti secchissimi. 2060 bilioni. Mi pare un tantinello costoso, non vorrei dire. Ma oserei dire questo, secondo me. Allora, ci stiamo avvicinando a quei bellissimi 1400 dadi che riandiamo leggermente a paro, diciamo. Leggermente sotto, forse. Oh, sto prendendo tutti i punti di contabilità, eh. Contabilità la devo finire. Sai, la devo finire. Mi devo proprio metterla de punta e completarla. Ok, proseguiamo. Adesso sto evitando il mondo, perché ovviamente il gioco ha capito che sto giocando troppo bene. Buono, perché ha armor, quindi quei 50 dadi non l'ho sprecati, ma ho messo 100 dadi a pizzo. Ok, nulla, soldi. Non fanno schifo, ma neanche sono il top, perché con 1.400.000 ci sbatto i denti. Allora, ci vogliono quasi 10 miliardi qua per riuscire a completare un tabellone. E è impossibile, perché ovviamente ci sono anche i vostri attacchi. Ok? Quindi non lo puoi... vabbè, tutte distruzioni, però, povera Lulu. Michael, dai, attacchiamo Michael, c'ha tutto distrutto, se c'ha armor è strano. Dai. Lulu, ti ho evitato un attacco, se no veramente continuo ad attaccarti a te, te rovina. Ok, 200, quanto manca poco. Dai, prendiamo quei 1000 e qualcosa. Prigione, raddoppione. Raddoppione 6, dai, raddoppione 6, niente. Se non sei raddoppione, cosa sei? Allora, tasse, niente, lisciate. Che sono quelli erano dadi. Punti per contabilità creativa. È 2000 comunque, non è difficile arrivarci a 2000, eh. Il Ceramont. Che poi, scusatemi, io ho la lista, no? Quella è contabilità creativa che dà 60 billion. Con 2000 stiamo alla soglia 32. E dopo ci sono 3200 dadi con 8000. Quello lo devo via. Oggi pomeriggio lo prendo, sicuramente. Adesso non ce la faccio perché già siamo quasi a mezz'ora di video. E quindi mi devo regolare. La cosa brutta di questi giochi è che uno potrebbe farci pure le ore di gameplay. Però è un macello perché YouTube non l'accetta. È già un miracolo, ragazzi, che grazie a voi che siete presenti, i video da mezz'ora vanno. Perché su YouTube i video così lunghi non vanno. Cioè, spaccano il feed. Sarebbero da farle da 10, 15 minuti, 8 minuti. E noi li facciamo da mezz'ora. Perché noi, voi mi seguite. Perché a voi vi piace passare quella mezz'ora con me. A ora di pranzo. O dopo pranzo. Perché 2:30 è dopo pranzo. Quando uno sta bello rilassato. Torna da scuola, torna da lavoro. Dice che faccio? E mi guarda la TV. Te guardi Dragon Ball. Te guardi, che ne so, il telegiornale. E poi, oh, andiamo a vedere che ha fatto Mordug. Se ho già perso. Se ho già droppato. 1200 dadi, ritorniamo a 48.500, quindi non è male per niente. Il drop è minimo, ovviamente. Cassa community, dai. Direi che andiamo bene così, quei punti me li tengo in quella maniera e li continuo nel pome. Nel pome. Allora, abbiamo 50, via, via un po'. Speriamo in un bel 50, ma io ci credo veramente zero, conoscendo. Ok, l'abbiamo pure caricata un pochino, su qualche probabilità ci siamo passati? Me ne sono accorto, mi confermate? Siamo passati su qualche probabilità. Bonus amico, allora i bonus amici sono tanto belli, ma sono anche pericolosi. Quindi preferisco usarli poco. No, dai, ma non può essere. È passato due volte sulla stessa zona. Vabbè. Vabbè. Allora, andiamo a fare un po' di casette. A sto punto costruiamo. Risolviamo prima. Guarda, già se ne sono andati 200 miliardi. E guardate ora come scendono, guardate, eh. Ah, sono già finiti. Ho fatto 6 costruzioni, 6 casette. Oh, qualcuno mi regala carte. Chi è? L'ora dei lupi, grazie Dario, mi mancava. Gentilissimo. E poi è una stella, quindi buono.
Allora, adesso volevo farvi vedere una cosa, visto che stiamo sull'album. Intanto io direi che la parola d'ordine di oggi cosa potrebbe essere? Harry Potter, perché oggi ho visto la beta di Harry Potter Quidditch che non vi posso far vedere perché è closed beta proprio strettissima, quindi no, mi hanno messo tutte le cose per non farvelo vedere, però probabilmente quando uscirà una open beta ci giocheremo insieme. È una figata, anche meglio di Rocket League, non so se l'avete mai visto. Ah, Quidditch è fantastico. A parte questo, andiamo avanti. Allora, la carta che mi è arrivata non mi ricordo qual è, perché me l'avete mandate tantissime, cioè una dorata, una stella che veramente mi avete riempito. Però intanto facciamo come sempre, per avere le carte regalo da me, link in descrizione per l'amicizia, eccola. Aspettate un attimo, imbroglione, ragazzi, me ne avete mandate 29 ieri sera. 29! Cioè, ognuno di voi c'aveva imbroglione doppione perché gliel'ha mandato qualcun altro e mi avete riempito di imbroglione. Cioè, io ho 29 stelline come punti solo di imbroglione. Ma che cosa? E quell'evento è fatto male, quell'evento è da riaddrizzare. Comunque, continuiamo. Per avere le carte regalo da me, se ci fosse qualcosa da regalare, dovete ovviamente fare un commento con scritto il vostro nome in gioco, la carta che volete, il regalo o una lista di carte che vi può servire. E se, se ce l'ho ve la mando. Ovviamente sempre selezionati i 5 da scambiare. E se avete un'immagine profilo me la descrivete dettagliatamente, mi raccomando. E come ripeto sempre, la lista di carte, non una carta sola. Perché se non avessi le carte magari vi riesco a pigliare lo stesso. È difficile perché sono vuoto. Ho veramente poche carte. Ho bottino grosso doppione che ieri si poteva pure scambiare, però ovviamente era troppo tardi per poter scambiare. E vediamo un po' se ho qualche carta da regalare, ma io qui vedo dei vuoti totali. Cioè, neanche l'oro liquido, ce l'ho singola. Secondo me, raga, c'è poca roba. Camuffato. E vabbè, e l'ascesa della Fenice, che è quella nuova, che è tutte le dorate. Qualcuno mi ha detto ieri nei commenti, ma Mordu, che non c'era le carte dorate nuove, la nuova collezione da completare totalmente dorata, come Tempio del Sole, appunto, quando finivi la prima volta la collezione? Eccola qua. E finì tutta la collezione, devo finire tutte queste dorate qua, che sono tutte 4 stelle e 5 stelle. È impossibile, secondo me non ci riuscirò in 44 giorni. Va bene ragazzi, penso che da quello che ho visto non ho carte da regalare. Vado a vedere nei commenti per sicurezza. Come sospettavo, non ho carte da scambiare con nessuno di quelle che me l'ha chieste. E oltretutto c'è stata gente che mi ha chiesto carte grandi, perché ovviamente ho anche persone che non seguono il canale in modo concreto e mandano solo la richiesta delle carte e non sanno le carte che mi mancano. Quindi mi dicono, Mordug, mi serve questa, se ce l'hai mi fai finire la collezione. Ma sono vuoto, è difficilissimo. Va bene, a parte questo, a parte gli scherzi, banda alle ciance, è andata molto bene come giocata. Una giocata con minimo drop, perché siamo a 48.500. Su contabilità creativa ci sta 3.000 erotti dati che potrei riuscire a prendere nel pomeriggio, quindi arrivare magari di nuovo a 50.000, quindi riazzerare il drop e quindi rimanere sempre su una quantità di dati ottimale. Siamo quarti in classifica torneo, non riuscirò ad arrivare primo, però magari riprendiamo qualche dado e una bustina, perché comunque ricordiamoci che l'album è 115 su 198 già, anche grazie a voi che mi mandate le carte. Va bene ragazzi, questa era la puntata di oggi, spero vi sia piaciuta. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.